Bella a tutti raga, sono Alex790, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Siamo finalmente alla quinta parte di Hogwarts Mystery Harry Potter, giochino per Android scaricato da poco tempo. Siamo arrivati al primo anno, capitolo 4. Nell'ultimo video, se mi state seguendo appunto nell'ultimo video, avete visto che Rowan ci stava appunto aspettando perché ci deve fare, ci deve imparare appunto a fare l'ultimo incantesimo per poterci battere appunto con Merula. Quindi andiamo avanti, andiamo a incontrare Rowan. Prendiamo il caricamento, eccoci qua. Quindi sale comune di Gryffondor, incontra Rowan, vediamo che cosa ha da dirci. Allora, nel libro sui duelli ho trovato un incantesimo adatto alle tue esigenze, Alex. L'incantesimo di Sollecito. Rictus Sempra. L'incantesimo di Sollecito. Ti avevo detto che volevo imparare un incantesimo con cui mettere Merula in imbarazzo. Rotola la terra in preda a un accesso di risa incontrollabile è molto imbarazzante, Alex. Fidati, lo so per esperienza. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo appunto iniziare a imparare questo nuovo incantesimo. E ci dice: Rictus Sempra ricompensa utilizzabile nei duelli. Inizia a 3 ore. Adesso dovremo consumare un po' di energie. Com'era quell'incantesimo? Mi pare facesse tipo. Ok. Ascolta, ascolta. Recita formula. Speriamo che ci basti l'energia. Ascolta opinione, ascolta opinione, ascolta opinione. Oh, non ci basterà mai l'energia. Fai uno spuntino. Sistema pozione. Ascolta, concentrati, 4, ci siamo bruciati, 3 stelle, no, ci mancano 4, ok, sigillo impugnatura, ok, a niente, accetta un consiglio, 1, ok, ci mancano ancora 2 stelle e abbiamo finito l'energia. Quindi siccome abbiamo finito l'energia, possiamo comprarne 10 spendendo 20 gemme. Le compriamo. Ok, grazie. Usciamo. Non esce più. Ok, abbiamo ancora 20 gemme. Cioè, abbiamo ancora un po' di energia. Una stella, vediamo se ci basta l'energia per concludere e farci dare la prossima stella. Ok ragazzi, adesso credo di avere capito. Prova a lanciarlo. Ah, ancora. Allora, Rictus Sempra. Rictus Sempra. Zan zan. Ce l'ho fatta. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo imparato Rictus Sempra e speriamo che appunto questo incantesimo ci permetta di combattere Merula. Raccogli, perfetto. Ah, un orgasmo perché ce l'ho fatta. Credo che tu abbia preso l'incantesimo di Sollecito, Alex, provalo. Dovrei provarlo su di te? Noi silvicoltori non saremo fortissimi, ma di certo possediamo una grande resistenza. Saprò reggere il tuo incantesimo. Non pensi che dovresti provare l'incantesimo prima di duellare con Merula? Non su di te, non qui. Certo, perché no? Non voglio farti del male, ma devo accettarmi di saper lanciare questo incantesimo prima del duello con Merula. Preparati a soffrire un gran solletico. Ok, quindi Rictus Sempra. Rictus Sempra. Hai fatto solletico.
Non riesco a smettere di ridere. Fa male, ah, fa tanto male. Ah, ah. Mi dispiace, Roma. Non. Ah, ah. Dispiacerti, non vedo l'ora di ammirare. Ah, ah. La faccia di Merula quando. Ah, ah. Lo userai su di lei in un duello. Ok, quindi questo obiettivo l'abbiamo fatto. Ora cosa dobbiamo fare? Andiamo da Merula a massacrarla? Porzione corroborante, preparati. Ancora questa porzione corroborante, l'abbiamo già fatto ieri. Questa porzione corroborante, vediamo, non capisco perché già ieri ce l'aveva fatta fare. Però cioè, la dobbiamo rifare, preparati. Sì, però adesso non abbiamo energia, appunto. Ehi. Ci servono un bel po' di energia qua, ancora non abbiamo l'energia per farla e quindi non possiamo fare nient'altro. Compito non posso parlare, no. Qua si dice diario, incantesimi, avevo imparato ogni nuovo incantesimo per fare il solletico, perfetto. Chiudi. Qua abbiamo cos'è? Nuovi vestiti. Ehi, nuovi pantaloni, tutto sbattolato di prezzo ragazzi, per farci pagare. Niente, allora aspettiamo di ricaricarci di energia e poi facciamo appunto questa missione qua. Perfetto. Ok, allora abbiamo fatto 10, abbiamo 10 di energia come potete vedere, ne abbiamo un po' comprata. E quindi iniziamo questa porzione che vediamo un po' se ci riusciamo. Dimostrazione, dice il signor Piton. Inizia la lezione. Per iniziare vi mostrerò come preparare la pozione corroborante. Venite intorno al mio tavolo. Ok, dimostrazione. Quindi studia i movimenti. Ascolta. Osserva. Quindi se tenere traccia di tutti gli ingredienti è fondamentale, concentratevi. Magnifico, ci siamo concentrati abbastanza. Cosa c'è da dirci, Pito? Dato che mi sono bravo e concentrato. Più 10 punti. E vai. Adesso? Cerca sangue di salamandra. Dov'è il mio sangue di salamandra? Alex, aiutami a trovarne dell'altro. Guarda qui. Guardiamo qui. Cerca. Un'altra stella. E allora adesso dammelo in. Adesso 15 punti. Vedo qualcosa, ma non capisco se è sangue di salamandra o di iguana. Fammi luce. Lumos. Ok. 10 punti. Perfetto. Che palle che abbiamo solo 2 di energia. Preparati ad aggiungere il sangue di salamandra. Assicurati di avere tutto il necessario per la pozione corroborante, poi aggiungi i tuoi ingredienti. Quindi tac, esamina, esamina. Ok, abbiamo finito l'energia, dobbiamo aspettare appunto che ci ricarichiamo. Allora, bene benissimo, continuiamo appunto a cercare di creare questa pozione corroborante. Chiedi aiuto, chiediamo aiuto a Roma. Roma, ricorda che bla 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 non l'ho letto. Ok, qua decidiamo. Questa assolutamente che ci servono appunto per ricaricarci. Per iniziare devo aggiungere il sangue di salamandra. Ok, quindi aggiungiamo sul benedetto sangue di salamandra. Magnifico! Aggiunto il sangue di salamandra. Ok, e fin qua ci siamo. E quindi adesso
Speriamo che non esplode tutto, che sennò Piton ci manda via e ci leva anche 10 punti a Grifondoro, ma invece no. Ok, abbiamo preso altri 10 punti. Ok. Preparati a pesare le spine di pesce leone. Una alla volta venite a pesare e pesate le vostre spine di pesce leone. Sbrignet, sei il prossimo. Ok. Allora, pesiamo. 1, 2, 3, 4. Ok. Dammi cash. A me servono cash. Allora, devo pesare le mie spine di pesce leone. Vediamo quanto peseranno mai. Oh, yeah. Magnifico. Ok, vediamo un po' quanto pesano queste spine di pesce leone. Non ci dice neanche il peso, ragazzi. Io non ho parole. Zero peso. Niente, sono contento, senza motivi. Preparati a mescolare. Quindi prepariamoci a mescolare. Continua a mescolare. Non fate errori. Mi aspetto una pozione perfetta. Esamina, esamina. Ricontrolla libro, ricontrolla libro. Dai, ce ne manca solo uno, ma non abbiamo energia. Vediamo se riusciamo a recuperarla. 9, 20, no, niente da fare. Niente, a breve ci siamo quasi, ragazzi. Ci siamo veramente quasi. Allora, ragazzi, vediamo se dando l'ultima occhiataccia a Merula. Si sblocca l'ultima stella. Vediamo. Sì, perfetto, ragazzi. Ok, scegliamo una ricompensa. Io mi scelgo questo perché mi serve sicuramente. Quindi ho quasi finito di preparare la pozione corroborante. Ora devo iniziare a mescolare in senso antiorario. Speriamo che ce lo faccia fare a noi, perché sennò veramente. Ah, meno male. Ok, facci vedere come si fa. Da qua. Così. Una bella mescolata, magnifico. No, ho mescolato benissimo. Ok, quindi Rowan è bello soddisfatto, quindi si è mandato tutto liscio come l'olio. Come possiamo vedere, più 10 punti di intelligenza. Vabbè, se no, cosa cazzo è l'intelligenza, mi sa. Ok, ecco fatto. Pozione corroborante, ricompensa ottenuta. Utilizza per i duelli, raccogli. Perfetto, ragazzi, finalmente anche questa ce l'abbiamo fatta a farla. E Rowan ci sta parlando. E cosa ci dici, Rowan? Alex, la tua pozione sembra davvero perfetta. Mi sembra accettabile. La preparazione della signorina Snide, al contrario, è impeccabile. Grazie, perfetto Piton. Dubita del giudizio di Piton, non mi permetterai. Placca deridi Merula. Placca Piton. Come posso fare per migliorare nella realizzazione delle pozioni, professore? Se potessi trasformarti in uno studente meno incompetente, Sbrigni, sarebbe un buon inizio. Questo non posso farlo, ma spero di migliorare un po' seguendo il suo fulgido esempio, professor Piton. Bravo, le cari il culo. Così ci fa guadagnare punti Grifondoro. So che non eguaglierò mai le sue straordinarie abilità e conoscenze, ma spero di diventare almeno uno studente mediocre emulandola. Apprezzo che tu sia così determinato nonostante la tua disperata incapacità, Sbrinil. 10 punti a Grifondoro, 6! Il professor Piton riconosce la perfezione quando la vede, vacaca, Merula. E tutti vedono che sei senza speranze, Sbrinil. Mi spiace Alex, Piton e Merula ti danno sempre il tormento. Non sono preoccupato per Piton e Merula, l'unica cosa che importa è trovare mio fratello e le sale maledette. Bene, 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 quindi abbiamo completato il capitolo 4. La vendetta si serve magica. Raccogli 150 XP, ecco. Capitolo 5, il duello. Con un arsenale di incantesimi e pozioni a tua disposizione, ti prepari ora per l'inevitabile rivincita contro Merula Snide. Inizia. Ricompense, magnifico, magnifico.
Difficile Angelica, spero tu sia pronto a duellare. Vediamo cosa hai imparato. Raggiungimi al campo di allenamento. Quindi andiamo al campo di allenamento. Nel cortile. Riferisci tutto ad Angelica. Vediamo un po'. Spero che non ci faccia spendere. Di così. Ah no, tanto c'è la manetta. Ecco Angelica. Vieni Angelica. Rieccoti qui finalmente. Hai imparato un incantesimo da duello? Certo. Ho imparato Rictus Sempra ed Expelliarmus. L'incantesimo di Solletico e l'incantesimo di Disarmo, niente male. Il modo migliore per insegnarvi a duellarvi è farvi combattere l'uno contro l'altro. Non voglio fare del male a Rowan. Non voglio farmi male. Non voglio che nessuno dei due si faccia del male, ma fa parte dell'addestramento. Ora iniziamo. Ok, allora ragazzi. Siamo pronti a iniziare a duellare appunto con contro di Rowan. Così incominciamo ad esercitarci perché poi l'incontro finale, cioè l'incontro, quello che stiamo aspettando, è quello appunto con Merula, che lo vedremo nel prossimo video. Ok, iniziamo. Allora, sta per iniziare il tuo primo duello. I tuoi livelli di attributo determinano la tua forza. Allora, abbiamo 1, 1 e 1, non è che si può sbagliare. Inizia. Allora, ci sono tre posizioni: subdola, difensiva e aggressiva. Per cominciare, tu e l'avversario ne scegliete una. Quindi, subdola, attacco, aggressiva. Ok, stiamo sulla difensiva. No, leva questa, porca miseria. Ho vinto perché mi sono difeso praticamente e lui invece è entrato ad aggredirmi. La tua posizione sulla difensiva vince sulla posizione aggressivo. Ok. E quindi scegliamo di queste sulla difensiva mossa. Getta fiala, media riduzione alla resistenza dell'avversario. Cura alta nel tempo, posizione corroborante. Questa. La corroborante. Ottieni un grosso bonus di ingegno. Cura per 2 turni. Ok, più 6. Adesso stiamo sulla difesa, su aggressivo. Io direi di stare adesso di provare l'aggressivo. Vediamo cosa succede. Tutte e due aggressivo. Estrai. Pareggio, se tu e il tuo avversario scegliete la stessa posizione, il turno non sarà di nessuno. In caso di pareggio, la resistenza viene assegnata a chi ne ha più bisogno. Ok. Allora di nuovo aggressivo. Di nuovo. E che cavolo. E allora stiamo sulla difensiva. Ho vinto di nuovo io. Quindi getta, questa volta gettiamo la fiala, media riduzione di resistenza all'avversario. Ok, colpito. Le tue azioni avranno un impatto maggiore con livelli attributo più alti. Ottieni un bonus di coraggio. Ok, quindi di nuovo stiamo sulla difensiva. Aia, qua mi ha battuto lui. La posizione subdolo dell'avversario vince sulla tua, quindi ora tocca all'avversario. Ah, getta la fiala e quindi mi colpisce. Bene, bene, mi ha levato punti. Vediamo. Ora, è ora. Io voglio entrare in aggressivo. E vai, vinco io, sono aggressivo. Quindi, media riduzione alla resistenza della bestia, la possibilità di stordimento piccolo. Proviamo questa, Expelliarmus. Beccati questo. L'abbiamo quasi fulminato. Ottieni un grosso bonus di ingegno. Stordimento. Ho vinto. Beccati questo. Beccati questo, Rowan. Raccogli. Tutto bene, Rowan? Non preoccuparti, Alex. Un paio di graffi è un prezzo che sono disposto a pagare per imparare a duellare. Ottimo lavoro. Ora sareste entrambi in grado di difendervi e di rappresentare adeguatamente Grifondoro. E se continua ad allenarmi, sarò in grado di porre fine alle prepotenze di Merula. Difficile Angelica l'abbiamo fatto. Ferma Merula.
Stai studiando i cantini per i duelli, sbrigati, buona fortuna, quando ci incontreremo di nuovo sarò pronta. Allora ragazzi, per questo video è tutto, nel prossimo video andremo appunto a sconfiggere, cioè provare almeno a batterci con Merula, si spera di sconfiggerla, quindi se volete continuare a vedere lo scontro tra Sbrignid e Merula, seguitemi nel canale, cliccate un like, registratevi per continuare a seguire i miei video. Ciao ragazzi, alla prossima!